La prevenzione vita a Davoli, una giornata della salute. Si è tenuta oggi, presso il centro polifunzionale di Davoli Marina, l'evento gratuito e formativo La prevenzione vita, manifestazione patrocinata dall'ente comunale che si inserisce negli eventi predisposti in occasione della giornata della salute. L'appuntamento ha visto la partecipazione di medici specializzati in oncologia, dermatologia e senologia, che hanno parlato di prevenzione sanitaria per i tumori e hanno effettuato anche alcune visite gratuite. L'evento, organizzato dall'APS Comunità Benedict, si è tenuto in due sessioni, una di circa un'ora e mezza con relazioni e proiezioni di slide e una di visita medica a favore degli intervenuti che ne hanno fatto richiesta. Sì, giornata della salute, prevenzione e vita, un tema molto importante, un tema che abbiamo accolto ben volentieri quando l'APS Benedict ce l'ha proposto, perché riteniamo utile questi eventi di sensibilizzazione per la comunità. Tanto c'è ancora da fare sulla prevenzione, sia a livello culturale, perché comunque non tutti, riescano ancora a capire l'importanza di un intervento precoce su alcune malattie, e tanto però c'è ancora da fare anche a livello forse di politica sul sistema sanitario. Basti pensare ai lunghi tempi di attesa che ci sono proprio per prenotare degli esami che sono importantissimi e che vanno fatti in tempi precoce proprio a livello di prevenzione. Per cui cerchiamo sì di sollecitare eventi di questo tipo, non soltanto per tutta la comunità, ma anche per tutto il sistema politico regionale e nazionale. Prevenire è meglio che curare. Certamente, prevenire è meglio che curare, mai come quando parliamo di malattie così importanti. Alcune volte si pensa che questa malattia non può toccare a me, invece sono malattie purtroppo che possono colpire chiunque, da adulti ai bambini purtroppo, per cui sì, alla prevenzione. Questa iniziativa, deriva dai nostri scopi statutari. Noi ci occupiamo di ripopolamento, riurbanizzazione dei borghi e pensiamo che la prevenzione, la medicina siano un servizio di base che serve ad attirare di nuovo la popolazione nei borghi in cui si è verificato uno spopolamento. Pensiamo che sicuramente una farmacia è un fattore di base, per esempio a Davoli Superiore, per mantenere la popolazione nella residenza, ma le nostre iniziative si dirigono anche verso il potenziamento di questi servizi e quindi l'iniziativa di oggi serve, prelude, a altre iniziative per rafforzare questo servizio di base. Noi, per esempio, come APS, abbiamo lo scopo di promozione sociale di realizzare, almeno in futuro, dopo questi eventi, un ospedale di comunità. Pensiamo che un ospedale di comunità sarebbe un fattore che incoraggerebbe la popolazione di Davoli Marina a risiedere maggiormente nella parte superiore, in Davoli Superiore. Questa è un po' la nostra idea. Quindi questo evento è coerente con il nostro scopo. Comunque, prevenire è meglio che curare, ne abbiamo parlato con i relatori. Sì, salve. È un incontro molto importante per dare delle indicazioni sulla prevenzione in ambito oncologico di varie branche specialistiche, tra cui l'urologia, per cercare di sensibilizzare al meglio quali sono le nozioni principali e cercare quindi di indirizzare soprattutto i cittadini e quindi i pazienti verso delle visite specifiche che consentono quindi di arrivare nel momento giusto alla diagnosi di un'eventuale patologia che poi deve essere trattata nel modo più specifico possibile. Prevenire è meglio che curare comunque. Certo, prevenire è meglio che curare. Esistono oggi dei vari step di prevenzione, sia dal punto di vista semplicemente di esami laboratoristici, sia anche con una diagnosi di imaging, quindi con delle ecografie, delle semplici ecografie o dei semplici esami che poi, eventualmente ci indicano di eseguire degli, esami più accurati, quindi si va verso step successivi. Perché la sanità porta sempre dei ritardi e uno si prenota, però passano mesi e mesi per la prenotazione. Esatto, quindi anche le prenotazioni devono essere diciamo, eseguite ed effettuate nel momento corretto in modo tale da non perdere troppo tempo nel riconoscimento di un'eventuale patologia. Certo, è bene che si sappia che la prevenzione è una
possibilità delle persone che possono evitare poi la presenza di malattie infettive, la presenza di malattie croniche, ed è un costo che non ha nulla in fin dei conti rispetto alla diagnosi e la terapia. Noi medici di medicina e di sanità pubblica ci interessiamo a che la gente prevenga le possibilità delle malattie, ed è importante questo fatto che sappiano come si possono prevenire anche delle malattie infettive, o chiamiamole così, che sono non evidenti a livello di conoscenza della popolazione. Io oggi parlerò sulla vaccinazione contro il papillomavirus. Il papillomavirus è una malattia dovuta ad un virus che più o meno si trasmette con i rapporti sessuali. Non è epidemico, però è come se fosse epidemico, perché molti ragazzi, molte ragazze sono positive a questo virus, che è la prima causa del carcinoma della cervice uterina femminile, nonché del cancro del pene o dell'ano nei maschi. E quindi c'è tutta una prevenzione che bisogna fare in questo campo, che è quella della vaccinazione. Viene data gratis a 12 anni alle ragazze e ai ragazzi prima che incominciano i rapporti sessuali, perché in questo caso il vaccino ha un potere di tutela contro la possibile infezione molto più importante che dopo che incominciano i rapporti sessuali, anche se ha un valore anche in quel periodo lì. Però è bene che si sappia che c'è questa grande presenza di infezioni da papillomavirus, che comportano dei tumori che sono devastanti e molto letali. Per cui io faccio un appello a tutti i ragazzi, anche alle persone adulte, di vaccinarsi contro questo virus del papilloma, che nel minore dei casi porta i condilomi, ma nel maggiore dei casi porta tumore della cervice uterina, tumore del cancro dell'orofaringe, tumori del pene e tumori dell'ano. Quindi io mi auguro che questo messaggio venga oggi veicolato e che questo sia l'inizio di una sensibilizzazione alle vaccinazioni importanti per la sanità pubblica. Sì, la prevenzione è vita, bisogna conoscere se stessi, bisogna conoscere i medici dove si deve andare per fare le visite, bisogna stare attenti alla propria salute, e la prevenzione, come si è sempre detto, viene prima della terapia. Se sappiamo prevenire le nostre patologie, in gran parte, nella maggioranza dei casi, sappiamo anche, possiamo anche non incorrere in brutte patologie. Oggi sarà una giornata dedicata al tumore al seno, io però sono dermatologa e quindi la dedicherò ai tumori cutanei, proprio per far capire alle persone come bisogna proteggersi e come bisogna conoscersi, e soprattutto riconoscere i campanelli di allarme di ogni malattia. Quindi spero che sarà una bella giornata interessante. Prevenire è meglio che curare. Certamente, soprattutto nella patologia del seno, prevenire è fondamentale. Perché? Prendere il tumore, quindi cercare di prevenirlo innanzitutto con la prevenzione primaria, quindi eliminando, cercando di eliminare i vari fattori di rischio, ma anche e soprattutto noi siamo qui per stimolare la prevenzione secondaria, cioè richiamare le donne a tornare a fare prevenzione, tornare a farsi visitare, a fare mammografia, a fare ecografia. Purtroppo la pandemia ci ha lasciato la paura nelle persone, quindi anche nelle donne, di fare i controlli mammografici che prima facevano. Adesso purtroppo la paura blocca e troviamo dei tumori molto avanzati al seno, soprattutto perché le donne hanno sospeso la prevenzione. Sono qui insieme ai miei colleghi sperando e stimolando la popolazione perché torni a fare prevenzione. La prevenzione è vita ed è fondamentale, perché ci si può veramente salvare la vita.